Ebbe alle volte, abbiamo avuto un piccolo contrattempo perché ci sta un gruppo che dice che noi siamo, c'è un gruppo di fascista che dice che Beppe è fascista. Noi siamo, lo dichiariamo tutti quelli del Movimento 5 Stelle, sono totalmente lontani da questo tipo di ideologia. Rassicuriamo il mondo da questo tipo di ideologia. Rassicuriamo anche i signori qua fuori. Noi siamo antifascisti nel DNA. E lo diciamo, signori e signori, lo tsunami, lo tsunami. Visti a Napoli, quante volte ci avete visto qua con loro a fare campagna contro le discariche, contro i rifiuti tossici, l'ultima volta ad Acerra con padre Zanotelli su un motocarro, quante volte siamo venuti qua e io personalmente sono venuto 2 anni fa a chiedervi scusa, scusa per il nord, scusa per quello che vi hanno fatto, scusa dal 1860. Al mio 3 ruffiano, me lo dovete dire, 1, 2, 3 ruffiano, sì, me lo merito, questo per il TG1. Dunque sta succedendo veramente, stanno crollando come te, stanno crollando. Noi ti do questa notizia, abbiamo raggiunto tutte le liste di tutti gli italiani all'estero, sono stati depositati, ci scrivono attraverso lui. Lui è uno dei più grandi, un ingegnere elettronico che viene con noi gratuitamente, che manda tutte queste manifestazioni nel mondo. Salvatore! Salvatore ci sta collegando in streaming, quanti siamo? Quanto? 6.000, che ha iniziato più questi qui, oltre a voi 6.000. Abbiamo superato con questa cosa che si chiama La Cosa. E La Cosa la sta facendo lui, la sta facendo Matteo Ponzano a Milano, siamo in 4-5 a farla, c'è 24 ore di diretta streaming, di interviste vostre, di miei monologhi, di cose, 24 ore, e vi do questa notizia, è la prima cosa vista su YouTube nel mondo, ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo, ma è meraviglioso condividere con voi dall'inizio una cosa che non ci sperava nessuno, non ci credeva nessuno. Riusciamo a fare delle cose insieme con questi ragazzi al freddo, siamo gli unici a raccogliere le firme, le abbiamo raccolte con una difficoltà incredibile. Hanno fatto decreti leggi ogni settimana per tagliarci fuori, non ce l'hanno fatta, siamo stati i più precisi di tutti. Voglio ringraziare la polizia, la Dinos, tutta questa gente che non lo ammette, ma sono tutti con noi, porca puttana! Allora, voglio dire che sono cittadini, questo è un movimento che si sta stretolando i partiti, destra, sinistra vengono fuori, adesso sono costretti dalla gente del web a togliere i loro ricercati dalle liste, il PD ne ha tolto 14, non poteva farne a meno, gli sarebbe arrivato addosso uno tsunami di milioni di persone del web. Cosentino non si trova, è scappato con le liste, è scappato con le liste, sarà con quel fotografo, come si chiama? Corona, sarà con Corona insieme, Corona dicendo quello lì lo conosco, dirà quello lì l'ho fotografato, qui si stanno sciogliendo. Il centro, Rutelli ha detto il centro non esiste più, ha detto devo prendermi un anno sabbatico e vado a riposarmi, ma riposarmi, ma che cazzo ti devi riposare, c'è una vita che ti riposa. Le liste, 139 simboli, questa è la visione di un'Italia che non c'è, è una visione dove non c'è lo Stato. Non c'è più uno Stato, 139 simboli, si sta sgretolando tutto, simboli che si chiamavano non voto, per esempio io non voto,
un simbolo, io non voto. Tutto per prendere l'1%, arrivare all'1% e prendere i soldi dei rimborsi elettorali. È lì che comincia la magagna. Noi non li abbiamo mai presi e non li prenderemo mai. Ma è fantastico. È fantastico. Ma siete voi, cari. Guarda, io sono, ho solo strettato, te lo giuro. Non pensate che io sia il leader. Non mi piace neanche questa esultazione nei miei confronti. Io ho solo affrettato un procedimento che era nell'aria, la rete sta sconvolgendo i sistemi, il dialogo. Stiamo andando a casa gli intermediari. Questo è un momento straordinario dove dietro di me avete delle persone elette nella vostra circoscrizione e le potete conoscere un mese prima delle elezioni. E se, non è gente di fuori, non è gente conosciuta, è gente campana di Napoli e di qua. Mi potete andare a conoscere, mi potete amare, criticare, mi potete mandare a quel paese, ma li conoscete un mese prima. E qui dietro, è qui, non ci sono figli di magistrati o magistrati dell'antimafia, non ci sono sportivi campioni di canoa, non ci sono figli di politici o amici di... Ci sono cittadini normali e abbiamo fatto una cosa, e avete fatto una cosa meravigliosa. Abbiamo votato online, per la prima volta abbiamo dietro tutte le televisioni spagnole, norvegesi, coreane, tutte le televisioni che per la prima volta al mondo sono state fatte delle elezioni da casa tua online. Ed è successa una cosa strepitosa, quasi il 60%, se andremo e ci manderete in Parlamento votandoci, quasi il 60% di persone che entrano in Parlamento sono donne, porca puttana, donne, donne, ma ferma, ma non sono donne con le labbra di silicone e i culi di polistirolo, sono donne che lavorano, sono donne che hanno famiglia e che tirano sui figli lavorando. Io non sono candidato, non mi è mai successo di pensare neanche di andare in Parlamento o meno. Non ci sono, io sto cercando di affrettare questa roba, di dare una spinta, perché è veramente sconvolgente. È sconvolgente cosa abbiamo partito. Io sono partito a luglio con due studi di avvocati, se no non ce l'avremmo fatta. Hanno accorpato tutto a febbraio, per la prima volta nella storia della Repubblica si va a votare a febbraio. Con la neve, col freddo, è pazzesco questa gente qui che non si sa cosa faccia, chi sono, liste con questi foglie di fico che si prestano a far entrare sempre gli stessi vecchi cialtroni della politica dentro. Basta, qua non ne venete famosi, non abbiamo bisogno di leader, noi abbiamo il nostro leader, il GPS. Il nostro leader è il movimento, sono le idee, ci sono dei giovani che protestano, fanno benissimo, sinistra e destra sono per noi, andiamo oltre il concetto di sinistra e destra, noi non siamo ideologia, siamo idee, e allora chiunque abbia delle buone idee le mettiamo in pratica, perché le idee non sono né di destra né di sinistra, sono idee intelligenti o stronze. Ben venga. Allora, il discorso è che questo non c'è lo Stato, non c'è, mentre siamo qua.